Sì, allora per Giulio Gambelli, dunque, i descrittori del vino di oggi non lo facevano sorridere, perché per lui c'erano tre o quattro espressioni: e il vino ha una buona spalla, è profondo, lungo e soprattutto verso i produttori gli diceva: questo lo compro io. Allora lì il vino era l'ottimo che ci poteva essere.